Un saluto a tutti gli amici di gizchina.it e benvenuti all'unboxing video dell'MLIS M52 Red Note, attesissimo phablet low cost con caratteristiche di fascia alta. Una su tutte la presenza del chipset octa-core a 64 bit MediaTek MT6752 accompagnato da ben 2 GB di RAM. L'MLIS M52 Red Note è disponibile a circa 136 euro su tinydeal.com con spedizione direttamente dalla Cina. Facciamo una breve panoramica della confezione di vendita. Caratterizzato da un cartonato realizzato in colore azzurro con il logo e l'azienda impresso nella parte frontale e le specifiche tecniche complete nella parte posteriore. All'interno troviamo, oltre che lo smartphone di cui parleremo tra poco, un comparto accessori abbastanza esiguo. Infatti la prima cosa che troveremo è un manuale utente in lingua inglese. Dopodiché troviamo un adattatore da parete europeo e un cavetto USB micro USB di colore nero. Assenti dunque le cuffie. Mettiamo ora da parte la confezione di vendita e parliamo dello smartphone. Il dispositivo è caratterizzato da un design molto squadrato con bordi tondeggianti e dimensioni abbastanza compatte, considerate anche la diagonale da 5,5 pollici. Il nostro sample è realizzato nella colorazione panda, quindi bianco posteriore e nero nella parte anteriore. Le dimensioni del dispositivo sono di 152x78x8,9 mm di spessore, per un peso batteria da 3200 mAh inclusa di circa 173 grammi. Facciamo una breve panoramica della disposizione dei tasti e degli ingressi. Sul profilo destro troviamo il tasto di accensione e spegnimento che ora vado a premere per accendere il dispositivo. Sul lato sinistro troviamo il bilanciere del volume. La parte anteriore, la porta micro USB con supporto OTG e il jack da 3,5 per le cuffie. In basso a destra invece è presente il singolo microfono di sistema. Nella parte frontale troviamo la fotocamera da 8 megapixel a sinistra, un logo che indica la connettività 4G a destra, sensori luminosità e prossimità e capsula auricolare. In basso invece troviamo la presenza di 3 tasti retroilluminati di colore rosso, con una retroilluminazione abbastanza forte. Sul retro invece troviamo, oltre che la back cover realizzata in plastica abbastanza liscia che dà un ottimo touch e feel ma un grip non molto sicuro, la fotocamera da 13 megapixel con LED flash e la ghiera del singolo speaker di sistema posta in basso. Andando a rimuovere la back cover accediamo al vano batteria, dove troviamo oltre che la già citata batteria da 3200 mAh, il doppio slot per le SIM con connettività LTE e lo slot di espansione micro SD per espandere la memoria fino a 32 GB aggiuntivi. Il display dell'MLIS M52 Red Note è composto da un'unità da ben 5,5 pollici di diagonale con risoluzione HD che ci è parso essere molto ben bilanciato con una resa cromatica soddisfacente ed una buona illuminazione. Parliamo ora dell'hardware del dispositivo, che è un po' il punto forte insieme al prezzo di questo terminale. Come detto in apertura, l'MLIS Red Note, M52 Red Note, è caratterizzato da un processore octa-core MediaTek MT6752 accompagnato da 2 GB di RAM. Una combinazione decisamente potente per un dispositivo di questa fascia, che testeremo in modo approfondito con dei test mirati nei prossimi giorni. Detto ciò, parliamo della memoria interna. La memoria interna di questo dispositivo è da 16 GB, partizionata in due distinte partizioni. La prima da 1,94 GB per l'installazione delle applicazioni. La seconda da 11,03 GB per il salvataggio dei dati utente. Una scelta non felicissima quella dell'MLIS, poiché 2 GB ci sembrano un pochino restrittive nell'installazione dell'applicazione. Fortunatamente è possibile spostare le applicazioni sulla micro SD ed è possibile espandere tramite appunto micro SD la memoria complessiva, anche utilizzando il supporto OTG attraverso la porta micro USB. Il software di sistema, inizialmente questo dispositivo doveva essere rilasciato con Android 5 Lollipop. Alcuni video emersi in rete ne hanno testimoniato la presenza. Al momento esce stock con Android 4.4 KitKat, che ora vado a mostrarvi. Eccolo qui. Con un aggiornamento però promesso in tempi brevi appunto ad Android 5.0 Lollipop.
Dunque, dovrebbe arrivare tramite OTA l'aggiornamento, a giorni o comunque speriamo in poco tempo. Detto questo, vi ricordiamo che l'MLICE M52 Red Note è disponibile a circa 136 euro su tinydeal.com con spedizione direttamente dalla Cina. Vi rimandiamo alla recensione completa che troverete prossimamente online su gizchina.it, in cui saranno effettuati, come già detto, ulteriori test e approfondimenti. Qualora aveste dubbi o domande sul dispositivo, potete chiedere informazioni commentando in basso nel box dei commenti. Per il momento da Luca è tutto, vi rimando alla recensione completa che troverete nei prossimi giorni.